Buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è 18 di dicembre, sono sveglia già da un po', strano ma vero. E adesso mi sto mettendo a caricare i file del Vlogmas sul computer, così dopo quando torno mi metto a montare tutto quanto. Invece stamattina vado al lavoro. So che per alcuni può sembrare strano perché ogni tanto mi viene chiesto: ma Ila, che cosa fai? Ragazzi, faccio la truccatrice. Quindi mi hanno chiamato per un servizio fotografico in interno. Io preferisco stare in esterna di solito, ma capisco che con questo freddo e la pioggia e tutto quanto non si possa fare. Comunque, mentre sto cercando di fare il letto con una mano sola, quindi appunto sì, finalmente vado a truccare qualcuno. Ogni volta mi manca tremendamente e quindi sono molto 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 felice. Appena ho finito, visto che questo lavoro è teoricamente dalle 9 a mezzogiorno, vado in palestra e dopodiché torno a casina. Anche perché oggi pomeriggio vorrei andare al cinema, dato che questa settimana è un pochino piena. Allora, sono arrivata nel posto, ma praticamente è tipo un residence di case. E mi sono accorta, nella casella dei nomi ci sta Lucas Casella, quello dell'Isola dei Famosi. Io scioccatissima, ragazzi, scioccatissima. Poi ho appena finito, sto tornando. Poi tornando, adesso vado in palestra. Però sono venuta in questa zona di Roma, che non è che mi è proprio vicinissima, cioè ho fatto una mezz'oretta di macchina. Quindi prima che torno ci metterò un'altra mezz'oretta. Però sono molto soddisfatta dei trucchi che ho fatto, moltissimo. E una delle ragazze si è fatta anche delle stories, e soprattutto so come si chiama, quindi dopo vi faccio vedere magari una stories. Adesso torno verso la macchina, poi non mi sto trascinando il trolley perché sennò fa rumore e non mi sentite. Allora, non ci crederete mai. Tempo di dire che nel palazzo abitava Lucas Casella. Eccolo qua che porta a spasso il cane. Cioè, è quello lì, ragazzi. Ora, non so se riprenderlo perché mi sembra un po' brutto. Ora vado là e gli faccio change, change, change. Non so se si vede, ma è lui. Palestra fatta, sono andata a prendere Giorgio che era in gita. Giorgio, la devi smettere. Siamo al semaforo, quindi non mi potete dire che faccio il vlog mentre guido. E adesso andiamo a casa, coordinato il sushi, e Giorgia invece mangerà non so cosa. Le solite. Quindi dopo ci vediamo. Sono tornato a casa finalmente. Ci sono giusto due o tre pacchi ad attendermi. È il sushi! Guardate, sono arrivato ed è arrivato. Dopo apriamo i pacchettini. Adesso mangio, sono le 3 e poi devo editare il vlog. Tanto non vi sbagliate, sempre questo qui con le mandorline, salmone e Philadelphia, sashimi. Giorgia, come aveva detto, la pasta al sugo, i croccantini di Gwenda. E Gwenda, l'hai mangiato? Ma gliene messi altri? E non ha mangiato. Sei una cozza, sei una cozza. Allora, devo finire di mangiare, ma nel mentre mi sono detta apriamo i pacchetti perché sono curiosa. Allora, questo l'ho già scartato e mi è arrivato da Amazon l'adattatore, quello con varie prese per il MacBook. E alla fine ho preso questo, che ha le entrate fatte così. Questo è un altro pacco di Amazon. All'interno c'è libretto della circolazione per mettere i documenti della macchina, perché il mio si è rotto e nei negozi tipo anche cinesi non lo trovavo. Poi qui abbiamo il copri tastiera per il computer, il copri computer. Ho comprato questo qui grigio, quindi molto simile al colore originale, e mi sono accorta solo ora che ha due copri tastiere, molto bene. E poi ho preso questo, che invece è la custodia, quella per portarlo in giro. Adesso apriamo questo, che non ho idea di cosa sia. Ah, ok, sono delle cose di Mesauda. Ecco, uno speciale sconto del 20% senza minimo di spesa, che se vi interessa è questo qui. Non ho idea di cosa ci sia dentro, speriamo cose che non ho già. Guardate che carini. Allora, ci sono questi che credo siano dei rossettini. Sì, sono rossetto matte conforto estremo con shade che vanno dal nude al vinaccia, quindi molto carino. Poi questi sono 4 rossetti liquidi a lunga tenuta, che io penso di aver già, ma questi sono mini size. E poi ci sono 3 glow stick, quindi illuminanti in stick, che sono molto curiosa di provare. Penultimo pacchetto da Lush. Guardate che carino, c'è scritto anche per Ilaria. Che cute, c'è un bigliettino scritto a mano. Cara Ilaria, tanti profumati auguri di buon Natale. Un abbraccio, Elisa, grazie Eli. Tra l'altro non so se ve l'ho detto,
ma abbiamo ordinato la nuova doccia per il nostro bagno, quindi non ci sarà più la vasca ma ci sarà una mega docciona, quindi purtroppo non potrò più usare le ballistiche e le bombe, insomma, da bagno. Ci sono altre cose tipo Rudolph, che è la Jelly Face Mask, e ho già visto dalle stories, mi sembra, di Carla, che si chiama Rudolph perché lo aprite, è di questo colore marroncino, insomma cioccolata, e qui, proprio qui in mezzo, c'è un naso rosso, troppo carino. Ecco, da qui si vede come è fatto, vedete? Poi c'è Putty Holly, che è uno spumante da bagno, appunto, quindi non potrò utilizzarlo, ma è molto carino. Vedete i glitter, che poi sono tutti glitter naturali. Sì. Non mi ricordo se estratti da qualche alga. Poi guardate questo. Questi sì che sono glitter olografici, pazzeschi. Ed è della linea Snow Fairy ed è un balsamo corpo. Poi se lo trovo c'è anche il gel doccia solido. Eccolo qua, solo che è un po' sciolto, non so perché. Infatti mi sono un po' sporcata. Ed è fatto così. E poi manca soltanto una cosa. Holly Berry, olio da massaggio. Io questi lì adoro, guardate che carino. Prima stavo finendo lo spacchettamento e mi si è spenta la videocamera, quindi rieccoci. E volevo farvi vedere anche l'ultimo pacchetto che mi è arrivato da Shein, che è questo cappottino qui, troppo bello, lo volevo da una vita. Mi è arrivato così a caso, cioè non ho chiesto nulla, non ho inviato nessun link a loro, niente, mi è arrivato e basta, quindi grazie. E adesso devo continuare a portare su le cose, perché le ho lasciate un po' giù, che non riuscivo a portare tutto, però volevo provare con voi le cose del computer, anche perché è stato un giorno senza la custodia ed è troppo. Voglio provare se funziona questo, cioè se entra nella presa. Sì, entrare sembra che entri, ok. Vado a vedere se funziona effettivamente. Facciamo la cosa della tastiera. Allora, quella che ho comprato io separatamente è una tastiera nera. Vedete, è così, come se fosse proprio una tastiera normale. L'ho messa, come vedete è uguale, identica ai tastini sotto, è anche molto sottile, eccola qui, solo che non copre questi tasti qua sopra, quindi adesso voglio provare se quest'altra invece li copre, ma mi sa di no anche questa, vero? Come vedete però questa qui trasparente si nota di più e non è troppo stabile, quindi io vabbè le terrò per sicurezza, ma nel frattempo metto questa qui. E adesso montiamo questo. Ok, quindi ha fatto tutto click, vuol dire che si è messa. Cambia giusto che sembra un po' opaca, però mi piace, devo dire, lo sento abbastanza sicuro. Questa qui rosa invece è la custodia esterna, c'ha una tasca. Qui come vedete è fatta così perché ho pensato, questa o lo posso mettere magari in una borsa oppure portarlo così a sé. Quindi è meglio prenderla così che solo con la cerniera. All'interno è bella perché è tutta pelusciosa, quindi non graffia nulla. E questo è fatto apposta, appunto ci mettete il PC, chiudete con la zip, qui ci mettete carica batterie, insomma varie cose. Qui dentro c'è anche una pezzetta. Questo lo portate così. Quindi anche la faccenda computer è sistemata. Adesso devo soltanto sistemare queste cose di Lush, ma queste vanno in bagno. E ora metto a posto questo coso qua. Vedete dove tenevo prima i documenti della macchina? Si è tutto rotto. E senza che vi faccio leggere i dati, vedete, si sono piegati questi fogli importanti. Quindi ho detto no, non si può fare. Compriamo un libretto di circolazione. E poi più che altro mi metto a montare il vlogmas, che è quella cosa importante da fare. Poi la ragazza che ho truccato ha messo soltanto questa stories per ora, vedete, con tutti i trucchetti, la mia postazione tutta sistemata. Sto facendo merenda davanti al PC, perdonatemi se parlo così, ma sto masticando con i miei biscottini questi qua. Poi avevo detto che volevo andare al cinema. Sì, sono le 5. Io da domani comincerò a svegliarmi tipo tutti i giorni alle 7. Così monto e sono sicura che esce a quell'ora. Se no è un casino. Poi se faccio presto mi rimetto a dormire, che se ne frega. Mi sto preparando per fare un make up che voglio caricare su Instagram. Non so ancora quale fare perché ne ho salvati un po' che mi piacciono. Quello che ho caricato l'altro giorno vi è strapiaciuto, questo qui. In realtà pensavo di fare una cosa tipo gingerbread, quindi gli omini di pan di zenzero, tutto un po' sui toni dell'arancio. Vediamo, perché non so bene come organizzarlo, cioè da dove iniziare. Oppure fare una cosa classica tipo questi fiocchetti di neve, una cat crease un po' così. Unico problema è che il mio occhio non è adatto a fare un lavoro del genere, purtroppo. Quindi sì, adesso vedo bene come organizzare il tutto. Comunque questo è il trucco su una delle ragazze che ho fatto
oggi, che era quello più nude, più natura. Detto ciò, io adesso invece mi faccio il mio circo. Alla fine niente make up scenografico, sto girando questo video, che già vi ho spoilerato troppo, quindi mi riprenderò così, che è il tutorial di Natale, diciamo, per chi vuole usare un po' di più. Visto che sto facendo la base off camera, posso mettere la musica e ogni volta che parte questa canzone mi vengono i brividi, raga. Allora, ho appena finito il make-up, ma praticamente mi sono tolta le ciglia finte prima dell'intro del video, quindi le ho riappiccicate così malamente, senza colla. Adesso esporto tutto sul computer, edito le foto e sono molto felice del look che è uscito fuori, quindi lo vedrete presto. Adesso mi vado a struccare, sennò questo vlog non lo posso continuare, anche se mi dispiace molto perché adoro questo make-up. Allora, sono le 9, stavo ascoltando When the Party's Over, che è una delle mie preferite del momento, mentre sto lavando i pennelli, sia quelli che ho usato io per il make-up, sia quelli che mi sono portata appunto oggi. Ma mi sono scordata di farvi vedere un trucchettino che faccio sempre. A parte, vabbè, qua sto pulendo le ciglia finte, ma questi qua sono dei pennelli da sfumatura. Io questo metodo l'ho preso da Christian DMT, che ringrazio perché mi ha svoltato l'esistenza. Praticamente arrotolate un tacchino di carta igienica, quindi soltanto un pezzettino, attorno ai pennelli da sfumatura, o comunque quelli che rischiano di aprirsi di più, così quando saranno asciutti, domani, insomma tra 2 giorni, dipende dal tipo di setola, saranno completamente in forma, non si saranno sformati e quindi faranno il loro sporco dovere. Vado a mangiare e poi continuo con la pulizia. Cenetta con la mia quiche rimasta, se la sono mangiata tutta. Fai qualche pomodorino con i miei fiori da qua. Ho appena ripulito le ciglia, queste qui che ho usato prima di Mulac, sono praticamente come nuove se non meglio. E dopo che le metto in ammollo con acqua calda, un po' di struccante, un po' di shampoo neutro, tolgo la colla, le pulisco con un cotton fioc, gli ridò un po' di forma con uno scovolino e le rimetto a posto. Tatan. Tra l'altro non riesco a sbarazzarmi di questo cofanetto con tutte le cose nuove di Mulac, quindi riposiziono tutto quanto. Prima o poi dovrò farlo però, perché occupa davvero troppo posto. E siamo giunti al momento calendario. Ecco il cagnolino che arriva, ogni volta che mi vede qua arriva. E apriamo la casellina 18 sopra questo bel ragazzo. È un liquid suede, il nome è questo qui, si chiama Peanut Brittle e ti sta molto bene. Ti piace, amore? Sì. Non vuoi che ti prenda il piedino? Ho preso il tuo piedino. Sapete che fa? Quando gli tocco questo coso qua sotto, guardate come allunga il piede e si vuole grattare, mi fa morire. Eccola. Per far sì che il vlog domani esca ad un'ora decente, mi sono messa ad editarlo sul computerino nuovo. Così ho editato il mio primo video anche qui. Di qua invece ho appena passato le foto del video che ho girato prima, quindi adesso si può spegnere. E io non vi faccio vedere il casino che c'è sopra il letto, anzi ve lo faccio vedere, perché almeno mi, non lo so, mi trasmettete un po' di energia positiva. Oh my god. Diciamo lì già da mettere a posto con i trucchi. Quindi adesso pausa dal vlogmas, anche perché sono le 10:30, quindi ho tempo di editarlo ancora. Così metto a posto il letto dove dormire. Ho appena finito di mettere a posto, mi manca soltanto da mettere queste cose nel cassetto lavoro make up, perché divido tutto quello che uso io da quello che uso sugli altri. Detto ciò, io vi do la buonanotte o buongiorno, dipende da quello che state facendo, e vi aspetto alle 16, si spera, con il vlogmas di domani. Muah.